Ciao ragazze, benvenute in questo nuovo video. Oggi decoreremo insieme finalmente il tanto atteso Natale. Quindi ragazze, io ho decorato un po' prima. Voi vedrete questo video il 9 dicembre. Farò questo video nel giro di più giorni perché appunto non riesco a farlo in un solo giorno. Però spero tanto che questo mese sia un mese sereno per tutti. Ragazze, fatemi sapere se anche voi avete decorato per il Natale e vi lascio al video. Eccoci ragazze, cominciamo montando l'albero, che devo dire è la cosa che ha richiesto più tempo, però ragazze, montare l'albero è un momento magico e devo dire che è la cosa che preferisco fare di più in assoluto. Il mio albero ha già le luci incorporate, quindi è molto facile da montare, e poi i rami sono agganciati, quindi si aprono tutti insieme. Io tutti gli anni lo decoro uguale ragazze, però quest'anno sarà bianco naturale e con qualche tocco di rosso. Come vedete ragazze, il mio albero è innevato, quindi fa un disastro ogni volta che lo monto oppure lo si tocca, però devo dire che è veramente bellissimo e sono veramente felice di averlo comprato oramai, credo 3 anni fa, innevato. Snowman is all around town. Watch out for reindeers are falling down. We stay up waiting for Santa tonight. He climbs down the chimney at the speed of light. While we're dancing around the Christmas tree, hugging and kissing just you and me. Ragazzi, io parto sempre aggiungendo le palline, poi le decorazioni e infine i fiori e le bacche. Santa's busy saying ho ho ho. We're feeling jolly, eating Christmas cake, and then we go skating on the frozen lake, saying hi to every friendly face, and later we warm up by the fireplace. Carolers are singing outside our door, lovely songs we all heard before, as they walk il risultato finale, ragazze.
spesso, ragazze, metto la ghirlanda sopra il camino e la fisso con dei gancetti e poi inserisco delle luci a batteria. Passiamo al mio coffee table, insomma, qui ho messo semplicemente un alberello, il mio gnometto che adoro e quella casettina bianca che tra l'altro si illumina. Adesso ragazze decoriamo il salotto, il divano con questa copertina super pelucchiosa e questi cuscini che si possono girare, sono double face, double fast, come volete chiamarli, ed ecco il risultato finale. Tra l'altro i cuscini da un lato sono bianchi e dall'altro sono rossi, quindi magari anche dopo Natale potrò girarli e usare semplicemente il lato bianco, insomma, o color crema, perché sono fatti a maglia e sono veramente super carini. Poi ragazze metteremo dei fiori sul tavolo, questi fiori li ho presi l'anno scorso e li adoro, e con un runner rosso super natalizio. Ragazze nei prossimi video il tavolo purtroppo non lo vedete più perché l'ho già venduto e tra l'altro il mio doveva essere già qui, però... insomma, il falegname in ritardo con gli ordini e anche le sedie mi hanno detto che arriveranno inizio gennaio, quindi ragazze per adesso sono con delle sedie pieghevoli e con un tavolo pieghevole, ma fa niente, va bene lo stesso. Ragazzi, in cucina non ho aggiunto moltissime cose, solo qualche dettaglio natalizio, devo dire che mi piace così. Let's go. Can hang out on the beach without freezing. Yeah, isn't that amazing? In Christmas times, we'll be chilling and having a good, good time. Doesn't matter if the snow is falling. E anche qui metterò la ghirlanda sulle scale, cercavo altre due ghirlande perché mi sembrava un po' spoglio, ma purtroppo erano tutte finite, quelle uguali. Vabbè, sarà per l'anno prossimo, comunque l'ho fissata con dei command hooks, dei gancetti e dello spago e poi ho aggiunto delle altre luci a batteria. No, he wouldn't miss this in Christmas times. A good, good time. Doesn't matter if the snow is falling or the windows and the rain is pouring. It will always be Christmas in my heart. But this year I wanna hang out
Allora ragazze, ho cambiato qui, ho trovato questo alberello qui da Homesense, super super carino, quindi ho aggiunto questo e poi ho aggiunto le luci dietro invece di metterle qui sull'albero. Il presepino l'ho aggiunto qui e poi ho trovato anche questo angelo, veramente veramente bellissimo, fatto in legno, l'ho pagato pochissimo. Poi qui giù ho messo questo vaso che ho trovato sempre da Homesense con del cotone, qui ci sono delle lanternine e qui ho messo il mio gnometto, quindi adesso vi faccio un overview, però credo sia venuto super super carino. E infine ragazze, questo è il mio bagnetto decorato, molto semplice ma anche molto accogliente. Tutte le decorazioni di Natale. Spero tanto che il video vi sia piaciuto. Ci vediamo al prossimo video. Ciao.